Ciao amici di YouTube e benvenuti in questo terzo episodio della Yogbox. Allora, come vedete ho fatto una sella con gli ultimi tre pezzi di ferro che avevo, visto che non li volevo sprecare, visto che ho fatto una spada e un picone. Ne avevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 all'incirca. Mi sono fatto una sella del cavallo, visto che ho visto un cavallo fuori. Allora ho detto, perché non ce lo selliamo? Sì, siamo una cosa porca, sì, lo immagino. Però, prima di tutto, sì, tu che mi stai sul... Allora, prima di tutto io voglio fare vedere il mio personaggio, che la felpa che ho nell'immagine personalizzata è uguale a quella che... Cioè, in teoria non è uguale, è un po' diversa, ma non potete pretendere molto. Cioè, il numero 69 a fianco non lo puoi mettere, perché è un quadrato. Vedete, è un quadrato, quindi non può. Quindi... Allora, se voi il video lo vedete un po' velocizzato, perché sicuramente lo velocizzerò questo video, perché... non ho voglia di... Sì, stavo guardando gli scorpioni che mi stavano spaccando i coglioni. Anche rima. Posto di merda. Allora, comunque, il punto è questo. Vorrei velocizzarlo il video, perché non ho voglia di stare tutto il tempo a cercare queste pecore, perché già al terzo episodio ancora non sono riuscito a trovare delle pecore. Ma non è colpa mia, come hanno detto i miei fan, è colpa di Dio. Dio mi odia e non mi ha dato... Eh sì, mi crash. Per forza Zorro? Per forza quello nero? Tu perché non ti posso addomesticare dopo che mi sono fatto un culo e ho sprecato tre... sì, non è il culo, no. Però, se io ti addomestichei, se ti ho domesticato, ci sarà un motivo. Ok? Questo non serve a un cazzo, in poche parole. Cioè, io mi sono fatto un culo per fare questa cosa che non serve. Ma è ovvio. Quando mai Beyond fa cose che cambiano un senso? Vabbè. Allora, ragazzi, io avevo già un piano. Un piano B. Meno male che c'ho un piano B. Perché se non avessi avuto un piano B... Ecco qua, Ghostbuster! Ta-na-na-na. Ta-na-na-na. Na-na-na-na. Ok, basta. Ghostbuster! Oh, non avevo mai visto quel grano che c'è. Indovinate dove andremo in questa puntata. Andremo in un posto che si chiama Dungeon. Il primo dungeon. Sì, io scappo prima che questi mi accoppano. Tanto più di un tot non mi possono seguire. Quindi andate a fare il culo. Vaffanculo, salamandra allucinogene. Allora, comunque. Ah, un barbone. Ah, è vero, c'era il barbone. Barbone, non ti voglio far male, se no altrimenti ti avrei già fatto male. Ma se tu mi spacchi soltanto leggermente le palle. Aia. Via! No, 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 no! Vai via! Io ti voglio bene questa volta. Topo di fogna. Topo di fogna a te no, non ti voglio bene. Posto di merda, sto arrivando! Sì, il topo che si mette in verticale. Vabbè, non stiamo a sindacare. Tanto... Cioè, al posto dei cosi, dei ragni ci sono gli scorpioni. Cioè, proprio per rompere i maroni. Ecco un ragno in fondo. Ammazzerò voi, mi dispiace. Ok, fuori una. Fuori due. Altri? Bene. Allora, i fiorellini. A proposito, posso usare questi come autodifesa? Ma perché vi devo sopportare così tanto? Sì, ma se mi crashi meno, magari... Sì, e vabbè, così ce la facciamo. Eh sì, e vaffanculo! Basta, basta, andiamo a fare i fuochi... Basta!
Andiamo a farli fuori. Cavallo, vieni qui. Corri come il vento, bonsai. Ah, fanculo, bonsai. Allora, comunque, andiamo avanti. Posto di merda, ti sto per raggiungere. Posto di merda, no, vaffanculo, cane del cazzo. Entramici in culo. Vaffanculo, no. Zombie di merda, entramici in culo. Nome delle salamandre allucinogene, che cazzo me ne frega? Allora, intanto ne avremo 4, 5, 6. 6 in teoria di lana, cioè di pezzi di ragno, testa di cazzo, come cazzo chiama quello? Ma io ho trovato quello di sabbia ed è già un miracolo di dungeon, perché di solito non si trova facilmente. È anche strano che non ci sono ragni adesso, perché in teoria ce ne dovrebbero essere due. Porca puttana. Come dice il grande 85 ago, porca puttana. Ah. Ah, mi sono portato pure il piccone. Ok. Ah, intanto, ecco, c'era qualcosa che io so già che avreste visto qualcosa. Io spero di no, ma se avete visto qualcosa, lasciate perdere. Ma io... Ho più l'inutilità, no! No! Che cazzo ho fatto? Affanculo, scale di merda. Allora. Ok, ecco. E poi? Ragni. Oh cazzo! Ragno di merda! Mi sono cagato in mano! Vaffanculo! Fottiti! Tra poco lo distruggiamo tutto questo qui, non ha senso. Ok, a parte questo, c'è là, ragazzi. Allora, mio piccolo chest, vaffanculo. Adesso, cioè, io non dico niente, ragazzi, cioè, sono sincero con voi, ma... Dopo due puntate che io mi sono sfracellato l'uccello per andare a cercare delle pecore che non trovavi manco domani mattina perché le pecore erano tutte a farsi i cazzi suoi da altre parti. Ma adesso che io vengo a scoprire che ho trovato quasi 16 pezzi di lana e soprattutto mettiamole sulle virgolette perché cazzo si trovano dentro un dungeon. Tanto per cominciare, chi è quell'imbecille che ha creato sta mappa? Perché quello che l'ha creata mi ha voluto far girare i coglioni? Tanto per dire. No? Ho chiesto tanto nella vita? Non mi sembra. Io solo ho chiesto soltanto un fottuto. Lana, qualche po' di lana, ok? Non mi sembra di aver chiesto, non lo so, un piccone di diamante. Un potere limitato. Avevo solo chiesto un po' di lana. Quindi io me la dovrei prendere con Dio, in teoria. Con Dio, non Dio reale, Dio quello di Minecraft. Perché non trovare delle fottute cazzo di lane è stato impossibile. Cioè, a parte che non ho legna. E come al solito io non dico niente, sto zitto. Perché dove ho messo la legna adesso? Ah, ce l'ho qua. Adesso non mi ricordo manco come si fa il letto, quindi non mi chiedete manco come si fa. Ah, prendiamo questo, lana, questo lo depositiamo tutto, perché mi sbatto le palle proprio. Allora, adesso questi li mettiamo qua, tutto questo, anche questo che non ce ne faremo un cazzo. Allora, la chest, il letto.
ecco come cazzo si faceva, me ne sono ricordato adesso. Ok, quindi tutto 1, 2, 3, in teoria dovrebbe essere così. 1, 2, 3. Bene. Adesso questo letto lo mettiamo qui, dopo quasi 20 puntate. Perché sto scherzando, non sono son di meno, ma... però ti fa letteralmente incazzare. Allora, e questo è tutto. È passato quanti minuti da quando abbiamo scoperto la lana? 10 minuti, raga. Allora, io voglio dare... un gran caloroso ringraziamento a quello che ha creato questa mappa, che ci ha fatto scoprire che la lana si può trovare sicuramente solamente fuori, anzi dentro un cazzo di dungeon. Quindi, caro mio amico mio, te ne puoi andare pure benissimo a fan. Ecco, e il resto viene tolto, così non saprà mai che cosa gli ho detto, a parte che sarà inglese sicuramente, quindi fuck. E togliamo e non mettiamo l'altro. Ah, questo qui prendiamo 3 pezzi di carne. Perché tanto, anzi forse 4. L'altro lo lasciamo cuocere, come si può dire. E ce ne sbattiamo altamente il cazzo. Tanto 4 pezzi di carne credo che saranno abbastanza sufficienti per sopravvivere in un dungeon. A parte il boss. Che sicuramente il boss è un fottuto bastardo. Già che si chiama posto di merda, anche se gliel'ho dato io. Ok. Allora, prepariamoci. Tutto piccone, tutto quanto. Noi sardi andiamo a farci il culo per andare a ammazzare questi dungeon. Guarda i cervi, tutti... Oh, mai visti in Sardegna, mai. Cioè, ci sono, credo, ma non li ho mai visti. Boh, non lo so manco io, raga. Ma... Un ender coso di mattina. Ma quando mai? Perché? Oh! Non venire a... No! Questo sta venendo a sfracellarmi l'uccello. Meno male, finché non vedo il puntino rosso vicino a me, sono ancora salvo. E deve essere rosso, non rosso scuro. Avrebbe senso. Allora, andiamo a rifar fuori. Tanto saranno quasi 20 mappe. 30 mappe. Boh, non si sa. Ok. Questo, scusate, ma... No! Ok. Allora, questo qui. Mettilo qui. Ok. Sì, ecco, vedete che sono un cozzone. Devo portarmi pure. Non voglio capire che cazzo di rumore è stato quello, perché faccio finta di non aver sentito. Perché so già che è qualcosa. Non so che cosa, ma sarà qualcosa. Ok. Spa, ecco, io lo sapevo. Affanculo. Vaffanculo, vaffanculo. Prendiamo tutta questa roba di cosa, che cosa è questa roba qui? Però cazzo, ci vogliono 20 anni solo per togliere una cesta di merda, minchia. E quanto cazzo sei complicato. Mamma mia. Ah, non mi è apparso nessuno. No, non mi è apparso nessuno. Leggermente. Vaffanculo. No! No, 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 no! Cazzo. Vita non la puoi recuperare più veloce? Stronzo. Che cazzo, siamo solo a livello 1. E questo cos'è, un dungeon di livello 7? Cazzo di... Potrei farli fuori anche con la spada, cioè con l'arco, ma...
Cuoricini non ne riprendi. Che cazzo. Affanculo. Ecco, che cazzo stiamo, eh? Spade di ferro. Siamo nella cacca. Letteralmente nella cacca. Allora. No, tu non spammi. Neanche tu. Allora. Mamma mia, quanta roba c'è qua dentro. Aia. Zombie. Zombie. Sì, ma i cuori non aumentano mai. Eh? Guardate lì che bordello. Frecce. 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 Culo del ragno. Sapevo. Allora, tanto perché sono stronzo. Allora, tutta sta roba la mettiamo a parte questa tutta qua dentro. Poi quando avrò tempo la verrò a ritirare. Col pacco tutto, portatemela in commercio, destinazione, come cazzo volete voi, basta che non mi rompete le balle. Allora, uno. Sì, ragazzi, se mi chiedete, ma perché stai sprecando una spada del genere? Perché non meglio svuotarmela questa cosa? Tanto serve un cazzo. Quasi quasi me la lascio così. Se salgo di livello così. Aspettiamo un po'. Spammiamo un po' di. Eh no, no, quando ci sono questi no. Qui che cazzo è successo? Distrutto tutto? Allora, i ragni no. Gli zombie sì, perché tanto siete fragili. Siete nabbi. Mi faccio un po' di cuori, ragazzi. Quasi quasi. Ah, l'armatura no, perché tanto non faccio nulla, c'ho quella di ferro, cazzo me ne frega. Ma questi. Manco se non faccio un cazzo. Ok, togliamo questo. Vediamo un po' come va qua. Ecco, già c'è. Spaccacazzi in prima. Troppi, 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 troppi. Coglione! No! Gli arcieri li odio, gli arcieri li odio! Anche le torce c'ho, no. In teoria non potete spammare così. Adesso dico una grande cazzata. Mi arrivano 50 zombie. In effetti. Scusa. No. Scusa. Ah, interessante. Tutto da depositare giù. Al secondo piano perché preferisco. No! No! Ma perché sono così gozzone? Ce l'ho anche in mano la spa, però vabbè. Sì, hai ragione tu, hai ragione tu. Non ti contraddisco, tranquillo. Un'ascia! Un'ascia ti chiedo in tutta franchezza. Ma niente di grave. Un'ascia. Semplice, ascia.
cose a caso. Altro? Questo? Qui? Qui dentro? Tutto da portare, perché tanto so già che servirà qualcosa tutta roba. Ah, del cazzo sicuramente, ma... Ok. Se risaliamo su, perché tanto ho già capito che c'è qualcun altro su. E su, so già che c'è qualcun altro, sicuramente, vedi? E beh, uno mi aspetta qua. Ok. Hai rotto i coglioni. Hai rotto i coglioni. Hai rotto i coglioni. Grazie. Non c'è un cazzo. È come al solito, no? Non c'è mai un cazzo dove vado io. E vabbè, adesso state spammando in troppi, eh. No! E ridono pure! E io non do... Ah, sì, è vero. Devo ancora spammare. Se non mi faccio la casa là dentro sono nella cacca. Che poi, ovvio... Dovrei farmi la casa lì, visto che sto per adesso lì. Basta prendermi una torcina, mettermela lì un attimino. Finché non finisco il dungeon. Cioè, finché non finisco il dungeon, sto lì. Che cazzo? Agno di merda. Cazzo di più. Sì, picchiamo le cose a cazzo. Cioè, non sbatte. No, 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 no! Cazzo stai facendo? Non mi picchiare senza un motivo valido. Ma cos'è questa roba? È l'unica cosa che sto chiedendo in tutto il gioco ancora. Mazing. Io lo potrei chiamare Bazinga. Ma niente qui così, se conoscete BBQ. Ah. Bazinga! Ok, quanti minuti siamo? Io non voglio far finire un video. Ecco, io lo sapevo che dovevamo finire il video. Allora ragazzi, per questo video è tutto, ci vediamo di nuovo nel dungeon, sperando di riuscire a vincere questo finalmente questo dungeon. Quindi da Beyond Community è tutto, ciao a tutti!